12 in recupero per il gruppo Feralpi, la holding guidata da Giuseppe Pasini ha archiviato un esercizio contraddistinto da un incremento dei valori produttivi, dal fatturato e dal ritorno all'utile. Alberto Messaggi, CFO del gruppo, illustra i principali risultati del bilancio dell'anno scorso. I numeri sono sostanzialmente positivi per il 2011, nel senso che abbiamo largamente aumentato il fatturato, ci sono tre numeri fondamentali. Uno è l'aumento del fatturato, due l'EBITDA che è passato a 59 milioni di euro con un notevole incremento rispetto all'anno precedente, e il terzo dato positivo è la riduzione dell'indebitamento che è sceso nonostante una pesante politica di investimenti di circa 13 milioni di euro. Per cui direi sostanzialmente i numeri chiave sono tutti positivi. Per quanto riguarda invece le prospettive del 2012, che forse è leggermente più debole del 2011, siamo a metà anno, bisognerà vedere un po' le prospettive dei prossimi mesi. Io mi augurerei di ripetere, se fosse possibile, il dato del 2011 e continuare con una politica di rafforzamento patrimoniale, che poi in questo momento forse è l'unica cosa che abbia senso per delle aziende che vogliono restare stabilmente sul mercato e poter competere in maniera forte. Un anno ottimo, così Giuseppe Pasini ha commentato i risultati del 2011, spiegando le attese per il 2012 di Feralpi. Ma per quanto riguarda il gruppo Feralpi, 2011 tutto sommato si è dimostrato un anno ottimo, dopo evidentemente un 2009 e un 2010 difficile, ecco, per cui siamo tornati alla vela delle attività produttive che si sono riportati su livelli buoni, fatturato aumentato del 36% e naturalmente anche le marginalità. Il nostro gruppo è un gruppo che evidentemente investe molto in tecnologia, efficienza energetica, ambiente, sicurezza, formazione. Sono dati molto importanti, perché solo attraverso investimenti in queste cose si riesce a vincere anche le crisi e le sfide. Per quanto riguarda il 2012 c'è un incremento ancora del fatturato, oltre che delle produzioni, anche se devo dire che ci aspettiamo una seconda parte dell'anno più difficile, in rallentamento soprattutto nell'area europea, c'è un po' per la crisi dell'euro, per cui c'è un po' di preoccupazione. Credo che tutto sommato, se riuscissimo anche quest'anno a fare i numeri dell'anno scorso, saremmo ben soddisfatti, ecco, almeno in termini di fatturato. Per quanto riguarda i termini di marginalità, riteniamo che difficilmente riusciremo a avere lo stesso risultato al 2011. Oltre agli investimenti impiantistici ed ambientali, Feralpi punta anche all'allargamento della propria offerta. In questo senso va l'acquisizione del ramo d'azienda di Orso Grill, operazione spiegata da Giovanni Pasini, amministratore delegato del gruppo Feralpi. Negli scorsi mesi è emersa questa possibilità di acquisire da un concordato preventivo un'azienda storica nel settore delle recinzioni dei grigliati in genere, che è la Orso Grill, o meglio l'azienda che detiene il marchio Orso Grill, perché poi l'azienda poi ha cambiato nome nel corso del tempo e quindi ha un altro nome. L'operazione però in verità non sarebbe ancora conclusa, lo sarà penso brevissimo, e quindi permetterà di integrare all'interno del gruppo Feralpi le attività di Orso Grill con la produzione di grigliati, la vendita di grigliati e la penetrazione del marchio Orso Grill, che è conosciuto benissimo in Italia ma anche nel resto d'Europa, con le attività della nuova Defim, quindi con le attività che riguardano le recinzioni in filo e altri tipi di produzioni tipo la rete per l'industria. Cesare Pasini, vicepresidente della Feralpi Holding, analizza l'andamento delle materie prime nel 2012 ed illustra le attese per la seconda metà dell'anno. I primi sei mesi dell'anno abbiamo visto fasi di un mercato sostanzialmente stabile, come lo era stato sostanzialmente durante l'arco dell'anno precedente, in cui appunto ci sono stati prezzi che oscillavano in un range di massimo 20 euro, non ci sono mai stati grandi scossoni né strappi a rialzo o a ribasso, e questo ha contraddistinto anche i primi
quattro mesi sostanzialmente di quest'anno. Negli ultimi due mesi invece il mercato ha cominciato a segnare forti trend in ribasso. Le cause sono state fondamentalmente il fatto che la Turchia ha rallentato un po' le produzioni, ha smesso l'acquisto dai mercati internazionali o l'ha comunque rallentato in maniera pesante e ha trascinato a ribasso le quotazioni anche sui mercati interni europei. Ormai, come sappiamo, i mercati europei sono direttamente condizionati da ciò che fa la Turchia, ormai questo è un dato di fatto consolidato da anni. In più aggiungiamo il fatto che anche le produzioni interne italiane hanno rallentato e rallenteranno ulteriormente. Questo sta provocando un po' una caduta verticale, tutto sommato, soprattutto in questo breve periodo delle quotazioni rottame. Per altre materie prime l'andamento è stato un po' diverso, ma comunque sono oscillazioni di prezzo che riusciamo bene o male comunque sempre a sopportare, essendo il valore, poi l'incidenza sui costi di produzione relativamente bassa. Ecco. La cosa più importante è sicuramente l'andamento del mercato del rottame, che è in Europa e questo lo ha anche evidenziato Gozzi nella relazione di apertura dell'assemblea in Federacciai, che ha focalizzato molto bene l'attenzione sull'aspetto, sulla strategicità che oggi può avere il rottame all'interno del mercato europeo e in particolare del mercato italiano, dato che insomma, l'Italia è il primo produttore in Europa di acciaio da forno elettrico, per cui dovremmo sforzarci e fare di tutto perché una risorsa importante, è una materia prima, come l'unica materia prima di cui possiamo godere in Europa, in particolare appunto in Italia, portata come rottame, sia in qualche modo difesa dalle scorribande di mercati esteri che fanno incetta ovunque ci sia disponibilità.